Ma io qui a pranzo quello lì non ce lo voglio, mandarlo via in qualche modo, mandarlo via. No! No, nonna! Che carattere che ha, che brutta educazione che gli hanno dato! Madonna santa, non so faccio prima di rifarlo. E ascolta, quando andiamo via, tu Silvio, fai così, saluta un po' la presidente. Un po' così devi esatto. fare. Sì, sì, col saluto lento, così la mano. Esatto, così. Proviamo appena per Vito. Vito, dai fermo un attimo. Vito, stai lì. Mamma ha invitato a pranzo Silvio Berlusconi, è sicuramente un cortometraggio che verrà inevitabilmente etichettato dal punto di vista della politica, perché già il titolo di per sé va a suggerire di cosa, di chi voglio parlare. Quello che a me piacerebbe, però, date le vere intenzioni di questo lavoro, è che questo lavoro possa essere visto ed apprezzato possibilmente sia da telespettatori politicamente di destra come da telespettatori politicamente di sinistra. Questo cortometraggio racconta in breve la storia di questa ragazza che, andando a correre, fra virgolette, nel bosco, trova Berlusconi che legge il giornale dietro una pianta e decide di portarlo a pranzo a casa sua. La vicenda si svolge poi con la madre, che purtroppo mia madre, che per poco gli viene un infarto quando se lo vede alla porta, e il tutto si conclude con io che purtroppo lo devo poi riportare nel bosco dove l'avevo trovato. Sono convinto che Berlusconi stesso vedesse questo lavoro non si arrabbierebbe, ecco, non si sentirebbe tirato in causa in modo offensivo, primo perché secondo me gliene dette fatte molto molto di peggio di queste che io vado a raccontare, e poi perché appunto è un personaggio, ecco, è già un personaggio di per sé. Ciò che fa ridere, ciò che diverte sono le situazioni nelle quali viene messo Berlusconi, perché quando una persona diventa così importante come lui, inevitabilmente si creano degli stereotipi nelle fantasie, nelle persone comuni, che vanno un po' a idealizzare, diciamo, la persona famosa, importante, presa in causa. E quindi è divertente vedere collocare un personaggio importante, conosciuto come Berlusconi, in situazioni che non sono, nelle quali non si è abituati a vederlo, ecco. Beh, diciamo che reputare questo cortometraggio politico mi sembra un po' azzardato, diciamo che più che un cortometraggio a sfondo politico è un cortometraggio satirico un pochino a livello politico, ovviamente abbiamo come protagonista il signor Berlusca, però... L'ironia è fondamentale, l'ironia serve per svagarsi, per divertirsi ed è questa l'intenzione principale con cui ho voluto portare a termine questo lavoro. Beh, girare questo cortometraggio sicuramente è stato divertentissimo. Ci sono stati molti momenti in cui abbiamo riso, ovviamente, anche perché la storia, insomma, già faceva ridere da sé. E abbiamo avuto il nostro carissimo regista Zullo, che ogni due per tre se ne inventava una nuova. E poi la nostra grandissima Silva, che insomma, lei è un'attrice nata e veramente ha dato quel tocco di classe in più al nostro cortometraggio. Allora, io ho accettato di fare questa cosa, che è in assoluto la prima esperienza di questo genere, perché me l'ha chiesto Mirko Zullo,
che conosco bene da anni, che è stato un alunno della mia scuola e con il quale già abbiamo fatto delle cose teatrali insieme. E ho accettato di farlo perché mi divertiva il contesto e perché penso che sia un modo intelligente di affrontare un argomento che è sicuramente caro a molti e a me indubbiamente lo è. Il messaggio è grazie di tutto. Penso sia una delle battute conclusive. Ecco, grazie di tutto, ma per favore basta così.